Il Leone d'Oro della Biennale di Architettura del 2018 come scelta in un certo senso intimista o meglio interiore. Il premio per la partecipazione nazionale è stato infatti assegnato quest'anno al padiglione della Svizzera che ha presentato un affascinante progetto sugli interni degli appartamenti prima che questi vengano arredati, dipinti o personalizzati. Ne abbiamo parlato con Sandy Paucic, project leader per la partecipazione alla Biennale della Fondazione per la Cultura Pro Elvezia. Noi, ha spiegato ad Ascan News, vogliamo rendere visibile che cosa sono i nostri appartamenti. I nostri architetti hanno voluto proporre una discussione su questo modo di costruirli. Spesso si parla dell'aspetto esteriore delle abitazioni, ma non così spesso si guarda all'interno, alla qualità di quanto c'è dentro. E questa discussione può partire da qui, in questa Biennale. Il progetto Svizzera 240 House Tour è firmato da quattro architetti: Alessandro Bossard, Lee Tavor, Matthew van der Plug e Annie Viravara. Il loro intento, che ci appare riuscito e non senza sfumature che possiamo definire narrative, per esempio l'uso in certi casi di una scala diversa di dimensioni, è stato quello di costruire una rappresentazione. I believe it's really important to understand that what we're showing here is not a flat as such. It is a house tour we would like to show here. È molto importante capire che quello che mostriamo qui, ha proseguito Paucic, è la rappresentazione di un house tour ed è interessante perché ci sono delle situazioni nelle quali si visita un appartamento vuoto, per esempio quando lo si vuole comprare o affittare, oppure quando degli amici vogliono mostrarti la casa che hanno appena comprato. In questo caso i nostri architetti sono partiti guardando immagini sul web di appartamenti vuoti e hanno individuato un'estetica specifica molto interessante. Visitando gli spazi del padiglione e giardini ci si rende conto che quello che stiamo attraversando non è solo uno spazio vuoto, ma un vero e proprio spazio di possibilità, nonché un terreno comune nel quale, in linea con il tema della Biennale di quest'anno, si realizza la dimensione intima della libertà di vivere uno spazio. E il Leone d'Oro sembra una conseguenza quasi naturale di questo approccio. La Svizzera, ha concluso il project leader elvetico, è stata presente alla Biennale fin dagli anni 40 e ha un suo padiglione dagli anni 50. Questa è la primissima volta che vinciamo un Leone d'Oro, considerando sia arte che architettura. È una grande soddisfazione e io credo che lo sia ancora di più perché quest'anno ci siamo presi dei rischi, abbiamo deciso di competere e abbiamo vinto con un team di architetti molto giovani. And it's not some famous architect who won, it's a very young team who won. And therefore I think the Golden Lion is very important for us. Il premio arriva anche, a nostro modesto parere, a coronare una serie di partecipazioni della Svizzera alle ultime biennali di arte e architettura di altissimo livello. Su tutte, basti citare l'ormai leggendaria piscina di Pamela Rosenkranz nel 2015, a dimostrazione di un progetto culturale a tutto tondo che si mostra molto dinamico e consapevole.